Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel mio secondo canale e oggi vi facciamo la ricetta dei pancake salati. Dico vi facciamo perché c'è anche Nancy che sta mantenendo la videocamera. Ciao. Sono Nancy. Il cameraman. Il cameraman, la cameraman, dai, sei femminuccia. Pancake salati. Ragazzi, vi ho fatto tante ricette di pancake dolci, ma stranamente mai ancora il pancake salato, che poi è buonissimo ed è semplicissimo da fare. Ve lo straconsiglio perché è super leggero, healthy come dico io, è molto molto sano e lo potete mangiare al posto del pane, ma anche per una merenda o una colazione salata. Iniziamo subito, semplicissimo. In una ciotola io vado a utilizzare esclusivamente due ingredienti. Vado ad utilizzare le uova. Io metterò, per fare una versione ovviamente leggera, non tanti tuorli, perché come sapete il tuorlo è molto grasso, quindi metterò due uova. La ricetta è quella che vi metto in sovraimpressione, quella che vi scrivo in sovraimpressione è per fare due pancake, poi vi regolate voi. Due uova, a questo punto vado a mettere la farina integrale. Mi piace tantissimo farli con la farina integrale, ma qualsiasi tipo di farina, come vi dico sempre, va bene. Ad esempio, se siete celiaci potete utilizzare la farina di riso e vengono buonissimi, oppure vi consiglio anche la farina di avena. Pizzico di sale rosa dell'Himalaya e poi metto anche un po' di spezie. A me piace tantissimo mettere rosmarino ed erba cipollina, poi vedete voi. Quindi metto un po' di rosmarino e un po' di questo qua, che sono delle spezie miste, per insaporitori, sapete, per carne, per insalate, giusto per dare un po' di sapore. Giusto un po'. Giusto un po', un quintale. Adesso andiamo a mescolare con un frullino, ma potete utilizzare anche la frusta a mano se non avete il frullino elettrico. Ma chi è che non ha un frullino elettrico? Voglio dire, oggigiorno tutti. Per farlo venire un po' più morbido e cresciuto, segreto, bicarbonato invece del lievito, che è più leggero e non gonfia la pancia, non gonfia, ne metto abbondante perché ho fatto una dose generosa, comunque ne basta un pizzichino se ne fate solo uno, ecco qua, con una goccia di limone. Questo è un segreto perché il limone sul bicarbonato tende ad attivarlo, vedete, una goccina. E adesso alla minima velocità do un ultimo colpetto di frusta. Questa è la consistenza del pancake, vedete, è abbastanza denso, ma non troppo. Andiamo a versare una padella, che già, questa l'ho usata perché ho fatto altri pancake, unta con un pochino di carta imbevuta d'olio per farli più leggeri. Verso il mio composto, ecco qua, e subito copro, così viene più cresciuto e lievitato. Quando inizia a fare le bollicine così, allora vuol dire che lo possiamo girare piano 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 con una spatolina. Lo stacchiamo prima bene e poi voilà, léger son fait, guarda che bello, guarda, perfetto, super soft. Ci copriamo, ci vanno 2-3 minuti, ecco qua ed è fatto. Guarda com'è bello doppio e soffice, Nancy. È troppo invitante, vero? Morbidissimo, buttati che è morbido. Ecco i nostri pancake, sono venuti super soffici, morbidi e buonissimi. Li potete farcire ad esempio con dei salumi oppure con delle verdure, della mozzarella, come preferite. E ad esempio abbiamo messo delle verdurine, ma anche con dei salumi e dei formaggi, è buonissimo. Se lo fate, fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto, lasciateci tanti like, vi mando un bacio grande e scrivetemi a questo canale. Ciao! Ciao!